Lo faccio a Buongiorno a distanza, tutti e grazie per avermi invitata a partecipare a questa giornata. Lo faccio a distanza, ma ci tenevo a mandarvi un saluto e qualche considerazione. Oggi a Perugia, per gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, si riunisce il meglio dei comunicatori pubblici e istituzionali, con l'intento comune di confrontarsi per migliorare l'informazione e i servizi offerti al cittadino attraverso le piattaforme digitali. Ringrazio per lo sforzo organizzativo dell'associazione PA Social che saluto. Ci sarà anche una rappresentanza del nostro ministero che illustrerà quello che abbiamo fatto sotto il profilo della comunicazione durante questi mesi di emergenza, soprattutto in un'ottica di contrasto alle fake news, che purtroppo, come sapete, sono circolate moltissimo, rischiando di fare molto danno e soprattutto di trarre in inganno e allarmare la cittadinanza, già duramente provata dalla pandemia. Abbiamo fatto uno sforzo importante come Ministero, attraverso i canali social istituzionali e anche attraverso i miei profili, per rilanciare continuamente informazioni corrette, per aiutare l'utenza a orientarsi e ad evitare di fare da megafono alle notizie non confermate o palesemente false. Abbiamo creato pagine web dedicate, pubblicato domande e risposte e continueremo a farlo. I cittadini devono fidarsi delle istituzioni, dobbiamo aiutarli a conoscere le fonti ufficiali delle notizie affinché possano conoscere in tempo reale cosa stiamo facendo. La pubblica amministrazione viene spesso descritta come un ambiente immobile, i cui dipendenti sono più inclini a ripetere procedure sempre uguali che ad aprirsi all'innovazione. Non è così. Nella pubblica amministrazione c'è grande voglia di cambiamento, di digitalizzazione, c'è il desiderio di offrire servizi sempre migliori ai cittadini. Lo dimostrano questi stati generali e lo dimostra il lavoro che tanti dipendenti fanno ogni giorno nelle istituzioni. So che state lavorando anche in raccordo con la ministra Dadone ad una revisione della legge 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica per renderla sempre più veloce, trasparente, digitale. È un lavoro importante che condivido e che va fatto. La legge del 2000 ha fatto il suo tempo. Oggi viviamo in un mondo molto diverso. Abbiamo strumenti nuovi per poter comunicare meglio e con più frequenza con i cittadini. Dobbiamo farlo. Seguirò e sosterrò questo percorso. Buon lavoro.